Di nuovo qui nelle cucine del Rizzo Aereo per presentare la nostra ricetta volante, in particolare il primo piatto. Spiegaci un po' di che si tratta. Allora, oggi faremo un primo piatto, un tonnarello con cernia, panino e crema di pecorino. Abbiamo bisogno per due persone 200 g di tonnarello, poi abbiamo della cernia già sfilettata e fatta a cubetti, 10 panino a pezzi, 4 foglie di basilico e questa crema di pecorino che poi vi farò vedere come l'abbiamo fatta. Dopo aver spiegato quali sono gli ingredienti, ci spostiamo ai fornelli per vedere proprio la preparazione. Andiamo. Adesso accendiamo il fuoco, mettiamo un po' d'olio e uno spicchio d'aglio in camicia. In seguito andremo a mettere i nostri pachino e le nostre foglie di basilico pezzate a mano. Prima di buttare il pesce andremo a togliere l'aglio. Uniamo la nostra cernia a cubetti. Arrivati a questo punto mettiamo del sale. Intanto buttiamo i nostri tonnarelli in acqua abbondantemente salata. A cottura ultimata spengiamo. Per l'esecuzione del sugo base abbiamo bisogno di 5 minuti, circa il tempo che ci impiega il tonnarello a cuocersi. Adesso faremo la nostra crema di pecorino, è un modo semplice per non avere grumi se dobbiamo fare una pasta, dobbiamo mantecare una pasta con il formaggio come il pecorino o il parmigiano. Andremo a mettere il nostro pecorino in un recipiente con dell'acqua e un goccio d'olio. E andremo tutto quanto a frullare con il mixer a immersione. Questo è il risultato finale, la pasta cremosa e senza grumi. Adesso scoliamo i nostri tonnarelli, accendiamo la nostra padella con il sugo e mettiamo i nostri tonnarelli. E ora, fuori dal fuoco, aggiungiamo queste due cucchiaiate di crema di pecorino, uniamo la pasta e la salsa, il pecorino molti dicono che ammazza il sapore del pesce, invece in questo caso, in questa ricetta, esalta tutti i sapori. Andremo a prendere i nostri tagliolini, li arrotoliamo e li posizioniamo sul piatto. E aggiungiamo come decorazione del basilico fritto. Buon appetito!